un'avventura importante, si è parlato anche di prospettive importanti, vogliamo dire ambiziose? Ma sì, io direi che quest'anno possiamo usare questo termine. Noi non ci nascondiamo quest'anno, abbiamo fatto un percorso difficile in questi anni, sempre migliorando. Forse l'unica stagione che è stata non al di sotto un po' delle aspettative è quella dell'anno scorso. 2 anni fa abbiamo fallito l'obiettivo per pochissimo e quest'anno ci riproponiamo con l'intenzione di raggiungere e arrivare dove ci eravamo ripromessi di arrivare già 2 anni fa, cioè cercare di raggiungere l'obiettivo di andare in Serie D, di portare la squadra, come ho detto prima, ai fasti che li competono, perché l'Imperia ha sempre quelle categorie lì, ha fatto l'Interregionale o la Serie C. Quindi cominciamo un tassello di dita alla volta e noi pensiamo che sia questo l'anno giusto. Speriamo che ci segua la città. L'amministrazione sicuramente ci sta aiutando molto, ci sta dando un supporto importante e questo già ci fa sentire molto più forti per quello che ci permettiamo di pensare di che quest'anno possa essere l'anno e non ci nascondiamo. Per quello che riguarda la campagna acquisti, c'è ancora qualche sogno nel cassetto oppure qualche idea concreta? No, lì se dovete parlare più con i tecnici perché io sinceramente non interferisco come nostra solita abitudine. So che stanno monitorando e queste partite di Coppa Italia sono fatte anche in funzione di questo aspetto per vedere, per capire, per vedere se c'è da aggiungere ulteriori tasselli, fare eventualmente qualche modifica e perché l'obiettivo nostro è di essere come primi a maggio, a fine di aprile, non ci interessa oggi non una partita estemporanea. Vogliamo fare un percorso continuo, lineare e creare, soprattutto sperando di creare tanto entusiasmo in città in modo tale che ritorni anche lo stadio a riempirsi, la gente anche a vedere, perché attratta dal fatto che si dice che si gioca un bel calcio e che c'è una squadra vincente. Si è creata anche una certa compattezza fra dirigenza, mister Alessandro Lupo, lo spogliatoio, i ragazzi. Sì, no, c'è un clima ottimo, devo dire. Il mister lo conoscevamo già, si è inserito come sapevamo già, poi è molto giovanile. Non posso negare che sicuramente tanto di quello che è stato il cambio, che ha riportato tanta, diciamo, ha spronato e ha portato una ventata nuova, è stato l'arrivo con questo entusiasmo di Eugenio Minasso. L'onorevole è entrato in punta di piedi perché non vuole assolutamente essere protagonista e non lo voleva essere, però ha idee, ha competenza, non specifica nel calcio, ma nella ricerca di sponsorizzazione, sta mettendo a disposizione tutte le sue peculiarità e questo ha dato a tutto il gruppo uno stimolo nuovo e l'ha compattato. Poi c'è la sensazione forte che appunto quest'anno, a differenza degli ultimi anni, di tanti anni, non voglio fare riferimenti a breve. C'è l'amministrazione comunale e tutto il mondo dell'amministrativo che ci sta dietro, ci supporta perché ha come obiettivo quello di far diventare l'Imperia una città sportiva, quindi fa sì che l'Imperia possa fare eventi amichevoli, e oltre che fare bene al suo campionato. E poi, vabbè, quindi ci sono tante situazioni che stanno creando, come dici giustamente tu, un quadro favorevole. Muy bien.